Sabato c'è Piazza! Buonasera! Allora raga, questa è una puntata a tema calcio, ma anche a tema musica. Due argomenti che voi li guardate e dite, sono molto diversi. Cioè, sono veramente tanto diversi. Non così tanto, non solo per la quantità di soldi che girano in entrambi i mondi, ma guardate per esempio il calcio. Ok, fino a pochi anni fa sembrava il Monopoli, ok, per la quantità di soldi che girano. C'erano numerose somiglianze, nel senso, se non paghi vai in prigione, la Juve ne sa qualcosa. Può capitare di saltare un giro, Federico Chiesa ne sa qualcosa, o anche Bobo Vieri ne sa qualcosa. Ma in realtà fino a poco tempo fa assomigliava al Monopoli, perché adesso assomiglia a un nuovo gioco totalmente, che si intitola Le squadre saudite comprano tutti e tutto. Ok? Seriamente ragazzi, tra un po' comprano anche me e Piazza. No, veramente, cioè manchiamo veramente io e te che stai guardando il video. Ma a proposito di comprare cose, orologio nuovo? No, lavato con Perlana. Se non l'avete capito, non avete più di 20 anni. E io non ne ho, cioè, questo per farvi capire. Letteralmente le squadre saudite stanno comprando un sacco di giocatori e stanno cercando di competere con il mercato europeo, che è il più forte e florido a livello calcistico. Diciamo che comunque l'Arabia Saudita e anche gli Emirati Arabi Uniti sono dei paesi con una forte storia calcistica, una forte tradizione da questo punto di vista. Insomma ragazzi, li pagano tanto, ok? Vanno lì perché li pagano tanto e cercano di portare qualcosa, e tutti i calciatori che vanno lì, Cristiano Ronaldo porta l'astio, portava l'astio anche lo United. Cristiano Ronaldo porta l'astio, ma deve portare anche qualcos'altro. Giudicare da quanti soldi gli hanno dato, nel senso, se non porta qualcosa è un problema. Cioè, nel senso. Abbiamo detto che musica e calcio non sono troppo diversi, nel senso, in entrambi i mondi si lanciano cose. Nella musica si lanciano i dischi, nel calcio i motorini giù dagli spalti. Ora, io apro e chiudo parentesi, com'è possibile, raga, lanciare un motorino giù da un... Ma poi come entra? Come ci entra? Non fanno entrare le bottigliette d'acqua. Le paghi 300 euro dentro. Nella musica non si lanciano solo i dischi, ma anche per Cardi B, microfoni sulla gente. La prima volta che ho visto quel video, ok? L'avete visto il video di Cardi B che lancia il microfono? L'avete visto? Bello. La prima volta che ho visto quel video credevo fosse lei che donava il microfono a un fan. Mi sembrava, ho detto, ah che brava, cerca di imitare Bruce Springsteen al... concerto di Monza, come dice lui, Monza. No, volevo semplicemente flexare il fatto che l'ho visto live. Il boss, sono andato a vederla Monza. Flex. Flexiamo la pubblicità, che ne dite? Ci vediamo tra... Cosa c'è? Cosa vuoi? Volevo far notare che nella musica si lanciano anche fioriere. Se sei a Sanremo... Non l'ho... Ah, perché sei a Sanremo e tiri calci perché non funziona un auricolare. Che ridere. Fate un applauso a Piazza, per favore. Dai ragazzi, noi ci vediamo dopo la pubblicità, 60 secondi, e poi iniziamo con il primo ospite. Grandi! Pubblicità! Ma sapete che la consulta giovanile è aperta a tutti i giovani di Omegna, dai 14 anni fino ai 30? Lo scopo è quello di far partecipare anche persone non maggiorenne, in modo da renderle più partecipi alla vita del comune. Quindi, se sei un giovane in quell'età e vivi nel comune di Omegna, perché non venire? Supporta la consulta giovanile di Omegna. Allora,
ragazzi, intanto noi che siamo tornati dalla pubblicità, direi di introdurre il primo ospite, lui è un giornalista calcistico. Se avete letto la Gazzetta dello Sport, sicuramente sapete chi è? Sto parlando di Nicola Binda! Metto qua. Va bene. Se vuoi mi metto, guarda, faccio compagnia, aspetta. Metto qua. Oh. Così cambiamo un po' le regole del gioco. Molto bene. Allora, come va? Benissimo. È una figata, ragazzi, non sono mai stato qua a fare TBS. Capita. Ma lì pirla. C'è l'altra camera. Non è che siamo così disorganizzati, Devi riprendere. Vabbè, mi sposto di qua se per te non è un problema. Allora, intanto come va? Come sta andando quest'estate? Sono andati in vacanza da qualche parte? Beh, ovvio, non si vive solo di lavoro, bisogna, certo. Bisogna anche un po' sfogarsi, mare, montagna e per fortuna anche lago, visto che abbiamo la fortuna di abitare in un posto che ti fa fare anche un po' di vacanza da turista. Immagino. Allora, passiamo subito al sodo. Volevo farti una domanda, tu sei un giornalista sportivo. Sì. Qual è il percorso di studi che bisogna fare per diventare giornalista sportivo innanzitutto? Ma visto che è un mestiere che sta morendo, non lo consiglio a nessuno. No, bisogna, non, ci sono delle scuole specifiche che sicuramente aiutano e instradano in questo settore, ma ripeto, essendo un mondo molto in evoluzione, in grande confusione, in cerca di identità, per una serie di motivi dovuti all'evoluzione del mondo, diciamo che oggi prendere questo indirizzo fa un po' rischioso. Ecco, diciamo che studiare comunicazione però ti aiuta a entrare in questo mondo, se non proprio come giornalista, ma in uno dei vari aspetti di questo settore che, essendo oggi la comunicazione molto diffusa, i confini col giornalismo molto labili, ecco che ci si può studiare giornalismo, comunicazione e poi fare il giornalista, oppure crescere sempre in questo ambito ma non nella redazione di un giornale. Certo, beh, figato comunque. Sì, okay. Una volta. Ah, una volta? Una volta. Perché adesso sei venuto nella nostra scuola a fare una piccola conferenza. Sì. E ci hai spiegato che in questo momento il settore del giornalismo è un filo in crisi? È un filo, sei stato tenero. Ah, ok. Io non dico che questo mestiere sia morto, perché non voglio essere così tragico, e comunque perché vedo un bagliore di speranza. Però è un mestiere tanto bellissimo, il più bel lavoro del mondo. Che io per fortuna da quando ho 17 anni ho cominciato a farlo. In età. Cioè la nostra età, di tutti quelli che hanno fatto questo. Esatto, quindi avevo la vostra età quando ho cominciato e continuo a farlo, e forse fra 4 anni mi mandano in pensione e spero che questi 4 anni non passino mai. Quindi spero, però è un mestiere che negli anni c'è stata questa evoluzione tecnologica, c'è stata una serie di motivi. Nell'incontro che ho fatto a scuola da voi ho spiegato in 2 ore com'è stata l'evoluzione, adesso qui 2 ore non le abbiamo, devo riassumere in 30 secondi, giusto? Sì. Bravo. E allora, bravo. E allora tra i tanti motivi che hanno messo in discussione questa professione soprattutto è l'arrivo di internet che ha accorciato i tempi, che i giornali li ha fatti diventare vecchi, infatti oggi il giornale non lo compra più nessuno. Tu hai mai comprato un giornale in vita tua? Sì. Qualche Vabbè. Volta sì. Bravo, continua. Solo perché c'era la mia faccia sopra. No, è vero. E poi con i social network, eccetera, la comunicazione è diventata molto più diffusa, no? Il giornalismo è dare notizie e commentarle. Oggi le notizie le leggi in tempo reale ovunque e i commenti li fa chiunque. Quindi se uno oggi non è curioso di sapere cosa ne pensi tu della guerra in Ucraina, cosa ne pensi tu della sconfitta della Juventus, cosa ne pensi tu, se uno non ha questa, voglio sentire un esperto cosa ne pensa, ma la gente se ne frega, basta che legge Facebook, legge i commenti, legge di tutto. E invece la sfida deve essere quella di garantire a chi ha questa curiosità
dei commenti, delle opinioni che siano autorevoli, credibili, affidabili, competenti. Questa è la sfida nostra. Cerchiamo di essere sempre un punto di riferimento per chi vuole avere soddisfazione della sua curiosità, perché le partite di calcio, io mi occupo di calcio per esempio, le vediamo tutti, tutte le vedono in televisione. Una volta che hanno visto di questa partita, gli hanno raccontato anche quanti pidocchi ha in testa al centravanti, quindi uno dice il giorno dopo: perché devo comprare il giornale? Ho visto tutto. E invece il dovere del giornale è spiegare perché l'allenatore ha fatto quella scelta, perché l'arbitro ha dato quel rigore, perché quel giocatore ha sbagliato il rigore. Devi essere capace di spiegare queste cose, che non è facile, però è l'unico modo che ci tiene in vita. E quindi tu ti occupi di Serie B e Serie C, giusto? Sì, principalmente. Com'è la situazione adesso in Serie B e in Serie C? È lo stesso, più o meno quello che succede in Serie A? Comunque sono professionisti, quindi... Sicuramente, con la differenza che in Serie A hanno molte più soldi che piovono dall'alto, diritti televisivi, eccetera, mentre nelle categorie inferiori invece sono più ancora i presidenti che investono le loro squadre. Però questa è stata un'estate molto movimentata, come capita spesso purtroppo, con ricorsi, tribunali, eccetera, quindi non si vede valora che cominciassero le partite, perché il calcio oggi sono due binari. Una volta c'era solo quello, uno pensava ci sono le partite di calcio, quello è il divertimento, poi c'è il calciomercato d'estate che ci fa sognare, ci fa divertire. Oggi invece gli aspetti aziendali del calcio, delle società, i bilanci, gli aspetti di giustizia sportiva, portano spesso, fanno inciampare qualcuno. Tu prima hai citato una squadra a caso. E la mia squadra, ecco. E allora ti portano a vivere delle vicende extra che turbano quello che è la bellezza del gioco, no? Della partita di calcio. E quindi la gente che si diverte a commentare, siamo tutti commissari tecnici, tutti al bar commentiamo, quello lì ha giocato male, quello è scarso, quello è forte, perché non ha giocato quello era il piacere dei tifosi. Oggi invece, che l'attualità è fatta anche di plusvalenze, di bilanci gonfiati, di tutte queste vicende che non sono da sportivi, sono è materia di fiscalisti, di commercialisti, di molto complicate, ma oggi la gente discute anche di queste cose come se fosse come parlare di terzini, mediani e attaccanti, parlano di quella plusvalenza, quella non è la plusvalenza, quello è il grado di giustizia, il TAR, il Consiglio di Stato. Oramai si discute di queste cose, ma francamente è abbastanza noioso, è abbastanza triste, è meglio parlare solo di calcio giocato, e bisognerebbe riuscire a parlare solo di quello, ma diventa difficile. Ok. E invece tu lavori per la Gazzetta, sì. Dello Sport, La Rosa, giusto? Rosea, scusami. E quindi hai visto, da quanto lavori per la Gazzetta? Ho iniziato come collaboratore anche avevo la tua età. Ah, ok. Quindi ho fatto... Pochissimo tempo. Sì, quindi quest'anno, il 15 gennaio, ho festeggiato i 40 anni del mio primo articolo. Ok. Poi, ed era il 15 gennaio 83. E poi sono stato assunto nell'89 e sono diventato a tutti gli effetti dipendente, articolo 1 della Gazzetta. Su cos'era il primo articolo? Ti ricordi? La partita dell'Omegna. Perché giocavo in casa. E visto che sei da così tanto tempo in Gazzetta, hai visto anche l'Italia vincere i mondiali nel 2006, nell'82 non eri ancora in Gazzetta, giusto? No, ma per fortuna i miei genitori quell'estate avevano deciso di fare una vacanza in Spagna. Ah! E quindi casualmente con tutta la famiglia al completo siamo andati a Barcellona a vedere due partite, e devo dire che è stata la cosa della vacanza più bella della mia vita. Immagino. Italia-Brasile 3-2 famoso, i tre gol, sì, di Paolo Rossi, e poi Italia-Polonia la semifinale. Poi, anziché puntare su Madrid, la ritmo azzurro di famiglia, perché allora si girava anche. Invece siamo dovuti rientrare, la finale l'abbiamo vista qua, con bagno nel lago finale. E invece com'è stata la sensazione in Gazzetta quando avete vinto? Immagino foste tutti lì pronti nel 2006, quando abbiamo vinto. Il 2006 è stato delle serate più emozionanti in Gazzetta, perché in un giornale, come potete immaginare, la chiusura intorno a mezzanotte la sera, quindi
di sì, i tempi sono molto ristretti, quando ci sono le partite di sera, la chiusura del giornale viene accelerata, se succede qualcosa di strano, insomma, sono i momenti più adrenalinici, più di tensione. Figuratevi con una finale dei mondiali, era pronta una tiratura monster, no? C'erano 20 pagine in più di celebrazione dell'Italia campione del mondo, solo che la partita, come ricorderete, è finita ai tempi supplementari, poi calcio di rigore, è finita alle 11:30 passate, quindi noi c'era tutta la redazione, allora il clima era ancora bello festoso, eravamo tutti con le magliette azzurre, sciarpe, bandiere, trombette, eravamo un bel clima da così tifavamo, pizze, birre, e quindi abbiamo festeggiato l'ultimo rigore di Fabio Grosso intorno alle 23:20 più o meno, era quell'ora lì, con un'esultanza, un boato, una festa sfrenata che è durata la bellezza di 2 secondi. Il tempo di fine, campione del mondo, subito come i giapponesi, brrr, finisce il giornale, perché a quel punto lì c'erano 20 pagine in più se l'Italia avesse vinto, quelle 20 pagine con l'Italia perdente non sarebbero uscite. Quindi quella serata è stata molto divertente, molto emozionante. Il finale, l'ultimo articolo andato in pagina, l'ho passato io, c'era un giornalista della Gazzetta, Claudio Gregori, inviato a casa di Romano Prodi, allora Presidente del Consiglio, e per un errore di comunicazione l'articolo di Claudio Gregori era lungo il doppio di quello che era stato lo spazio previsto. E a quell'ora lì, Claudio Gregori è uno dei giornalisti delle firme più prestigiose della storia della Gazzetta, Romano Prodi, Presidente del Consiglio, l'articolo andava tagliato in maniera educata, in maniera per evitare anche strafalcioni, sapendo che avevamo 2 minuti, cioè, e io mi sono immolato come Fantozzi quando ho preso il famoso pomodorino, questo me lo pappo io, e poi dentro era roba incandescente, ho detto questo pezzo lo passo io, e ho passato, mi sono accorto di questa lunghezza, e ho detto ragazzi cosa facciamo? Taglia, io vabbè taglio. Insomma, sudando, grondavo, sudore, così alla fine tutta la redazione dietro di me, dai, è l'ultimo pezzo, dai, io taglio. Alla fine è andato l'ultimo pezzo, applauso, Gazzetta nelle rotative, ed è stata l'edizione che ha battuto il record italiano di copie vendute di un giornale in Italia, 2.300.000 copie. Quindi è stata una serata... Tantissima roba. Ho perso un paio di chili per passare quel pezzo. Ah. Mi servirebbe una settimana così per la linea. Va bene, Piazza, ci vuoi spiegare il gioco? Ma certo. Allora, visto che stiamo parlando di calcio, argomento del quale io non so assolutamente niente, però ho pensato di farmi un po' una cultura calcistica andando, grazie all'aiuto di un fidato amico che di calcio ne sa, che tra l'altro è qui, gli ho chiesto di darmi un elenco di 11 calciatori di Serie A e Serie B, e quindi la sfida che vi propongo è: io vi dico il nome del calciatore, voi mi dite in che squadra sta. Più semplice così si muore. Dove sta adesso, attualmente? Io ho già perso. Ciao, vado. Dai, coraggio, devi accettare la sfida, devi essere... E anche la sconfitta. D'accordo, lì vedrete il esatto, quello lì. Scusate. Ma risponde uno per volta o tutti e due? Chi risponde prima, risponde prima, insomma. Pulsante. Ecco, abbiamo il pulsante. No. Abbiamo un pulsante, cioè perché non usare il pulsante? Perché non usare il pulsante? Perché non usare il pulsante? Usiamo il pulsante. Un applauso al pulsante. Il pubblico qui in sala potrà vedere sulla televisione prima il nome del calciatore con una sua foto e poi anche di che squadra fa parte. A noi lo dici invece? La foto dov'è? No, lui credo ce lo dirà. No, ovviamente a voi vi dico il nome del calciatore. Ah, ok, insomma. Lui, a noi dice il nome del calciatore. E per chi ne sapesse qualcosa di calcio e dovesse riconoscere lo stemma della maglia, dovesse capire la squadra della maglia, sappiate che nessuna delle foto è... fatta in un periodo recente, quindi se doveste riconoscere una maglia non è quella. Quindi non mettetevi a suggerire, ah c'è la maglia della Sampdoria, no, non è quello.
A questo punto mi stupisce che tu sappia cos'è la Sampdoria. Ma perché mi sono fatto la cultura prima. Parto con il primo. È di serie A. Elia Caprile. Vai. Empoli. Giusto. L'ultimo giocatore che ho visto piangere quest'anno alla finale dei playoff di Serie B, dopo la partita che il Bari ha perso al 94esimo, questo ragazzo che è in lacrime a fine partita, è stato molto un'immagine toccante. Next. Serie B. Piangere io adesso. Marco Pompetti. È la Serie B. Non lo so nemmeno io. Ah! Non è dentro al Pisa. Cioè non è nuovo, non è un nome nuovo per me. Non è un nome nuovo. Cosenza. No. Però aspetta, non so sentito. Aspetta. A questo punto il turno sta a te, quindi come dire, lo puoi indovinare. No, beh, aspetta. Vuoi chiedere un aiuto dal pubblico? L'aiuto del pubblico. Cioè, di quello che ha scritto il gioco. Sì, beh, lo puoi dire. La squadra è calabrese. Catanzaro. Esatto, bravo. Ho detto Cosenza. È appena andato, dai. Mica che sto. Ok, prossimo. Sempre Serie B, rimaniamo nel tuo regno. Antonio Barreta. Vai, Ige. Esatto. Probabilmente è quello che ho pensato quando ho detto Sampdoria. Prossimo della Serie A, magari andiamo in una zona che conosci di più. Si può provare. Samuele Mulattieri. Dai. Sassuolo. Giusto, bravo. Ed è fortissimo. Siamo 2-2 attualmente. Prossimo, sempre Serie A, Riccardo Sottil. Facile. C'è anche suo papà che allena in Serie A. Non lo sai? Fiorentina. Giusto. Trovare una... Potevate mettere Chiesa? Cristiano Ronaldo! Ma c'è la regola della Serie A e Serie B. Indovini che squadra gioca Cristiano Ronaldo? Al Nastra. Vabbè. Vedi che il calcio arabo funziona, tu prima lo prendevi in giro. Il calcio arabo invece diventerà pane quotidiano per tutti noi. Tradizione calcistica. Tradizione calcistica. E d'altronde fra un po' finirà il petrolio e loro dovranno trovare un altro motivo per diventare ricchi. Prossimo, Serie B. Nahuel Estevez. Cosa? Nahuel Estevez. Momento. Dai. Forse lo so. Vai allora. Parma. Ma sei la Serie B! Parma. Grande! Come? Parma. Giusto. Prossimo, che è fratello di una persona un po' più famosa. Roberto Insigne. Non è quell'Insigne, è il fratello di quell'Insigne. Appena cambiato squadra, dai. Ma siamo in Serie A o in Serie B? La città più a sud della Serie B. Allora, della Serie B, quindi non... più a sud. Sicilia, sì, quindi... Palermo. Giusto. E il bello è che lui sta... Esatto, sta aiutando. Serie A, Gabriel Strefezza. Vai. Dai, puoi non saperlo. Non puoi non saperlo quello bello. La terra dello sole, la terra dello mare, la terra dello vieto. Quindi la Puglia. No. Salento. Ah. Chiedo scusa. È Puglia ma non è qua. Lieve differenza. Chiedo scudo. Non ero Lecce. Lecce, esatto.
Ha suonato? Lecce! Bravo. Fiscalità, signori, fiscalità, se mi permette. Sempre Serie A, Wissam Aouar. Eh? Wissam Aouar. Roma. Esatto, Roma. Prossimo. Wissam Aouar. Sì, la pronuncia non la so esattamente. Acqua. Serie B, Gabriele Lunetta. È la città più a nord. Ah, perfetto. No, dilla tu però. Sul Tirol. Io non sapevo che esistesse la squadra del Sud Tirol. Cioè, ho scoperto questa cosa. È l'unica squadra italiana che rappresenta una provincia e non una città. Magnifico. D'accordo. Prossimo e ultimo. A questo punto io ho perso veramente il conto. Però è Serie B, Francesco Cassata. Non l'ho neanche mai sentito. Appena cambiato squadra. Tu pensi la Cassata siciliana, il Palermo? No. Spezia. Esatto, bravo. Ha vinto lui, non ha tenuto il conto. Direi proprio che ha vinto, direi proprio che ha vinto. Allora ragazzi, andiamo in pubblicità, io vado a suicidarmi. Fate un grandissimo applauso a Nicola Binda. Sapevate che Mastronauta ha organizzato questo tour in giro per Omegna per scoprire tutte le bellezze di questa città? Venite ad Omegna e ad Mastronauta per scoprirle. Fatelo! Raga, lo sapete che a Omegna il dolce tipico sono le imperialine? O duchesse? O vabbè, ci sono un sacco di nomi. Comunque le trovate in qualsiasi pasticceria. Se non volete venire a Omegna, continuate a mangiarle i vostri kinder. Ma la kinder non ci paga. Appunto, allora venite a Omegna. Allora ragazzi, noi abbiamo il secondo ospite di oggi. Siete qua e sicuramente li conoscete. Sono una cover band, rock blues. Strano, ma vero, sono la cover band dove suona la batteria. Facciamo un grandissimo applauso ai Beat Side! No, qualcuno si mette davanti però, per piacere, dai. Va bene, scusate. Io non cambio, dice, aspettate. Ah, grazie, mi lascia a posto. Grande, la eh? Sai questo cambio? Cambio repentino così. Ciao. Allora, raga. Scusi, chi è il batterista? Ah, non mi ricordavo. Allora, raga, come va? Noi ci sentiamo. Caffè. Cazzoso. Grande, eh? Allora raga, come va? Noi ci siamo già visti stamattina per fare le prove, ma... Dici che c'è il ciclo. Ma tipo... Sta scherzando, eh. Non è che ti devi avvicinare, ti prende lo stesso il microfono. Ciao. Nino. Come va? Cioè, come state? Bene. Bene. Imbarazzati. Siamo in tour 2023. Abbiamo ancora due date. Ma ne parliamo a San Siro e allo Stadio Olimpico di Roma. Ah, non a Monza. Però abbiamo trovato un posto per voi qua. Ah, grazie mille, grazie. Siete incastrare. Ok. No, allora voglio fare una domanda. Allora. Venite il 10 agosto. Basta parlar di dentro. Alla Bocciofila di Inter. Un po' di pubblicità. Scusa. La facciamo dopo la pubblicità. Allora, siccome io sono parte della band, dovrei sapere. Sì, non lo sapevi? Sono il pirla che vi tiene il tempo. Altro. Ma se prima hai detto... Vabbè. Io mi fermerei, io sono il pirla. Ah, grande. Dai, non li volevo io in questo show. Me l'hanno imposto la produzione. Io non ho imposto proprio niente. Ma chi è la produzione qui? Giulia. Ah, volevo farmi una domanda seriamente. Com'è nata l'idea di fondare Tommy e... Ah, allora qua è... No, parliamo da io devo parlo. Sì, quella sera al bar, totalmente. Nel lontano gennaio 2022. No, prima, no, 2021.
Ma no, 2022, sì. Siete ubriachi anche adesso? Lui. Ah! 2022. Sorge l'idea di far nascere... Non l'avevo fatta lui, però... Perché a me, scusa? Non lo so. Noi due l'abbiamo creato. Ha detto di parlare a me. Nasce l'idea di far sorgere questo gruppo musicale. Sì, non sembra, me ne faccio parte anche io. All'inizio doveva essere pop, poi abbiamo capito che ci facevano cagare le canzoni di pop, vabbè. Vabbè, abbiamo suonato gli Imagine due Dragons, canzoni, sì, due canzoni, poi due basta, di una direzione. Esatto. E nulla, siamo arrivati a giugno dove abbiamo fatto la prima prova, però con un altro componente, non Zappa. No, come avete scelto Ricky invece? Perché? Perché, allora, perché, Riccardo... perché? Ma perché? Ma perché avete scelto Ricky soprattutto? Perché ci serviva un altro... perché mi faceva pena. No, ci serviva un altro strumento oltre a una sola chitarra. E quindi avete scelto un'altra chitarra. E quindi abbiamo scelto per iniziare un'altra chitarra, dato che lui comunque era già un nostro amico. Io no. Sembrava brutto lasciarlo fuori. No, veramente. Adesso era un nostro amico, quindi abbiamo puntato lui, ovviamente. E lui ha subito accettato il contratto milionario. Con la nostra casa editrice. No, infatti sono... Comunque, piccolo... Casa editrice. Piccolo comunicazione interna. Incomincerei a far raccogliere i bigliettini. Sì, esatto. Grazie. Vai, scusatemi. No, inizia, è per quello che niente. E siamo arrivati a gennaio, come stavo dicendo, a prima prova con questo batterista che chiameremo Paolo. Che non era sostanzialmente non era un batterista. Ci sono dei video. E poi dei video che non faremo. E poi niente, abbiamo optato per Zanotti. Adesso qua c'è un altro discorso. C'è un altro discorso da aprire. Ma non lo. Ma prima no, apriamolo. No, è troppo lungo. Ma siamo cosa ne pensiamo di te? Siamo. Sì, siamo per la TV del tempo. No, vabbè, allora. L'è andata così. Cos'era? 40-40? 40-40, 12-8. Grazie. 12-8. No, allora, dopo la sera delle prove, insomma, ci siamo resi conto che. Dopo la prima prova ci si è resi conto che il batterista non era un batterista. Quindi e così era esattamente? Paolo. In realtà ero io sotto copertura. Era una persona intraprendente, di buon umore, che ci metteva l'anima per Oddio, di buon umore non direi. Cioè, considerato. Ti piace Pippa? Era una ciminiera. Messico! Era una ciminiera. Lasciamo fare. Allora. E no, la sera siamo accorti che non era un batterista. Il mattino dopo io e lui eravamo disperati. Completamente disperati. E io e chi decide? No, e voi decidete noi, questo perché fischia. Niente, Piazza che ha la sua revenge. Regia fischia qui, eh. A pugnaia. Provate a girare il microfono lì sullo sgabello. Ruotato leggermente verso l'interno. Così. Perfetto. Prova. Così non si sente. Vabbè. Si sente. Chiamiamo al mattino Emanuele Zanotti. Non è proprio. Allora, che non sono io, c'è Zano, c'è scritto Zano qua. Vabbè. Chiamiamo ragazzi, al mattino. Non è che siamo a Verissimo, muovete. Ho capito. Muovetevi. C'ho anche una certa età. Cioè, c'ha una è certa vecchio, età. È vecchio dentro. Non ricordarmi cosa sono andato. Lui è vecchio dentro. Chiamiamo. Ascolta, Zano. Ma non è che vorresti. Ma devo capire un attimo. Allora, lui per qualsiasi cosa. Deve capire un attimo. Da quando, tra virgolette, lavoriamo assieme, che sarà ormai un anno. Da quando lavoriamo assieme, che ne so, se io lo chiamo per chiedergli una domanda anche solo logistica, lui risponde con devo capire un attimo. Poi ti dice che è a pranzo e di richiamarlo dopo, lo richiami e dice ma un attimo, devo capire un attimo. No, le mie chiamate di solito sono Tommaso Balzaretti cellulare, cazzo vuoi? Sì, le risposte sono queste. Sì, no, le risposte sono un po' risposte alla minchia.
Ciao Zano, come stai? No, 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 mai. No, mai, mai. Risponde, risponde. Dai, Ciccio, dimmi, cos'è che vuoi? Dai, su. C'ho altro da fare. Agitato. Proprio disinteressazione zero. Interessamento. Vocale. Interessazione. Come funziona? Che di solito è lui che mi chiama. E mi chiama, Piazza, ci devi risolvere questa cosa. Non chiede di scusa. Ma si sta ribaltando la situazione, eh? Tu non rispondi che devi capire un attimo. No, perché io sono buono. Troppo buono. Possiamo passare, possiamo tornare alla domanda? No, torniamo a noi. Torniamo alla domanda. Aspetta, facci capire un attimo. Un po' velocemente anche. Devo capire facci un attimo. Allora, devo capire un attimo, alla tu fine... Sei fuori dalla Bendry. Volevo dirtelo così. Sì, ricordiamo che è l'8%. Lui 12. Quindi... Dai, 11 e 9. Dopo quella chiamata possiamo dire che il resto è storia. Che cazzo vuol dire che scritto sulle riviste, scritto i giornali. Sì, sì, sì. Da lì in poi Salvatore iniziato da lì in poi abbiamo iniziato a provare insieme a mettere su un repertorio che ora è verso le 26-27 canzoni in un anno. Forse abbiamo avuto poco tempo per provare. Sì. E abbiamo fatto un bel po' di serate, ricordo, venite il 10 agosto alla Bocciofila di 14 e il 14 a Cireggio. Grazie mille. Adesso è il momento dell'esperienza personale del nostro chitarrista barra bassista. No, è vero, raccontaci quando... Cioè, le domande le fai tu. Ah no, no, sì. Vabbè, raccontaci effettivamente come... Ma allora, io sono entrato nella band, Tommy si presenta un giorno a scuola, tutto tranquillo, sereno, esaltato. No, Ricky, non puoi capire, abbiamo messo su una band, vieni, proviamo, facciamo. Io non mi ricordo. Abbiamo subito San Siro. Sì, sì, sì. E c'era no, lui era preso benissimo. Ricky, no, devi capire, no, perché ci serve un altro chitarrista. Devi capire una ci serve un altro chitarrista, un aiuto fonico, dobbiamo fare l'attrezzatura, fare, c'è il mio tanto gabuzzino. Compriamo l'attrezzatura, compriamo l'attrezzatura. Il primo giorno compriamo l'attrezzatura. Vero. Sì, quello sì. Ma non ho sì, Nino. Vabbè, vai avanti. Non ho potuto nemmeno dire, fatemi capire un attimo, che sti qua ero già dentro la band. Non è... Sì, no, sei dentro. No, cioè, o sei dentro o sei dentro, non è che... Sono nato come secondo chitarrista, poi ci siamo resi conto che oltre al batterista... Che lui è nato, quando è nato aveva la chitarra in mano, sì. Sono secondo chitarrista. No. Però oltre al batterista che all'inizio era un... Era Paolo. Era Paolo. Sì, era Paolo. Ci siamo resi conto che mancava un pezzo fondamentale, il basso, che ovviamente non è ben, non può mancare. Non lo trovavamo. Vabbè ragazzi, se ci devo fare, mi improvviso io bassista e poi da lì è cominciata a... Cartelli per Verbania, cerchiamo bassista, no, pianista. No, vabbè. Iniziato un po' a lavorare come bassista, adesso me lo faccio andare bene per fargli un favore, perché sennò senza di me... Ah grazie, capito. Oh, la patria. No, perché senza di me questi non sanno sì, più... Sì, senza di noi saresti in strada, dai. No. Ti abbiamo plasmato noi, ti abbiamo plasmato l'antia. Sto zitto. Ricordati chi ti ha chiamato alle 11 di sera disperato. Non è no, 11 di mattina, io e lui l'abbiamo chiamato. Tu cosa vuoi? Anzi, io l'ho chiamato. Io perché lui si rifiutava di chiamare. Quella chiamata. Raccontiamo perché ti rifiutavi di chiamare. No, questo è un altro discorso. No, sì, no, racconta. Ma no, racconta. Qui, dai, tanto non guarda, c'è abbiamo tempo, abbiamo tanto tempo. Non c'è nessuno. Ma dai, perché racconti. Non lo racconti tu, scusa. Ma no, ma perché lo racconti? Perché io faccio le domande? C'ha ragione. E poi non okay, sono io il problema, eh. Lo so, appunto sì, per quello. Ma rose e fiori, no? Sì, no, io so essere molto delicato. Vediamo. Con il tuo ginocchio particolarmente. Vabbè, quello è un altro discorso. Si è rotto il ginocchio. Due volte. Vabbè, ma quello è un altro discorso. È dubbio. Comunque, allora diciamo che la scelta di Zanotti, io avevo già avuto modo di lavorare con lui grazie a un progetto con cui ho collaborato anche con il signor Piazza. Grande. Vogliamo raccontare il progetto, Piazza? No, adesso. No. Ho avuto modo di vederlo e sentirlo suonare la batteria e ho detto, cazzo, però, bravo. È venuto da me. No, aspetta. Solo che all'inizio, oltre ad avere Paolo, ero un po' in dubbio se dirglielo a Tommaso, perché diciamo che due personalità come quella di Zano, quella di Tommy. Ero uno stronzo, va bene. Io ero uno stronzo. Ma perché non lo sei più adesso? Sì. No, allora, avevamo delle divergenze. Appunto. Ma non solo io, anche professionali. Anche Binda aveva qualche divergenza. Eravamo un po' in contrasto. In contrasto. E quindi ho dubitato un attimo a parlargliene.
Poi un giorno abbiamo perso il batteria, l'abbiamo cacciato, abbiamo detto vabbè. Cioè un giorno dopo le... Dopo la prima prova. Vado da Tommy, dico, ma guarda, c'è Zanotti che ho sentito suonare, è bravo. Lui mi squadra. Zanotti. Sì, che è qualche problema? Sì. Scusa. No, diciamo che due personalità un po' così in contrasto, mi ha guardato e mi fa... Non andavamo da... Io con lui non ci sono, non puoi capire. Tommy, siamo... Siamo! Allora, per adesso non siamo nemmeno una band. Siamo tre gatti con due strumenti in croce, nemmeno i microfoni per cantare. Ci manca il batterista, ci manca il bassista. È utile come definizione quella... Provavamo senza microfoni all'inizio. No, provavamo senza niente, cioè la mia voce non si sentiva. No. È utile citare il modo in cui vi ho definiti io quando ho sentito che stavate facendo una band. Ho detto a Zanotti, questi sono degli scappati di casa. Ma scusa, devo citare i modi in cui ti giudico io? No. Ecco. Perché effettivamente parlando noi siamo un po' degli scappati di casa quando suoniamo. Ora no, ora ci siamo un po' sistemati. Perché? Prima però... Sì. Circonciso. Scusi. Fatto sta che Tommy mi guarda e mi dice no, assolutamente con lui no. Allora dopo averlo persuaso un po', ho detto vabbè dai, proviamo, facciamo un tentativo, la prima prova potete capire com'è andata. Non citiamo alcune cose. Giusto... No, però... la prima prova io ho suonato bene. Sì, ha suonato non bene. Dico a livello avevo di suonare, studiato, no, non dico a livello di suonare. Tutti i brani che mi avevate detto. Che avevamo 5 brani. Vabbè, sì, me l'avete detto il giorno prima, il giorno dopo. Io e Zanotti continuavamo a guardarci male, cioè non ci volevamo. Cioè proprio, era una relazione un po' platonica. Passiamo alla fase successiva. Sì, no, volevo chiedervi... No, niente, passiamo al gioco. Passiamo al gioco, grande. Basta, finito è già qua. Finito le domande. Sì, basta. Sì. Che domande volevo... Ma fai delle domande! Ma ragazzi, sono le 10, cioè, dai! Chiedi al pubblico delle domande, cosa ne so io! Signori! Avete delle domande per i pizzai? Io ero qua per lei! L'avvianista? L'avvianista? Allora, è un... Scusa, la prossima domanda qual è? Mi sono licenziata! Ecco. Ah, ecco! Un'altra domanda? Vogliamo sentirvi? Ecco. Potete andare a sentirci sui numerosi video che ci sono sul... Il 10 agosto al Maciofila Inca. Sì, c'è tutta il 14 agosto a... Cos'è che? A Cireggio. E tutti i giorni su Instagram all'account -bitside-basso. Quello che c'è in sovraimpressione qua in questo momento per i nostri... Una volta ogni 6 mesi. Con 500.000 visualizzazioni a botta, però va bene. Vabbè. No, allora, se volete venirci a sentire, fatelo, vi prego, per favore, abbiamo... Vi prego. E ci ho provato a farvi suonare, ma non hanno voluto. Lui voleva. Succede. Ma perché eravamo in condizioni che non era il caso in questo... No, era il caso, dillo. Allora, eravamo quattro amici al bar, dopo aver fatto le prove, ciuchi come non so cosa, direi anche di no, di suonare, cioè... Ma quando? No, non era di dire, era un modo di dire. Genio. Ah, grande, eh? Scusate, io sono scoperto. Era un modo di dire. Sì. Possiamo per favore passare al gioco? Facciamo sto gioco. Vai, dai. Vai. Che ansia. Oh, devi indovinare. Sto sudando freddo. Oh, dai, Su. Hai indovinare. Possiamo... Ve lo ricordate? La... Sì. 15 secondi? Io no, non l'hai detto. Vado? Via. Cosa? Suoni. A? Napoli. Balli. Canti. Dai, Tisha. La so io. Tarantella? Sì. Oh! Cazzo. Ok. Meno male. Bravi. Volete fare il giro? No. Chi ha scritto mare? Fuori. No. Comunque era legato a... Ci sta mare fuori, ci sta mare fuori. Ma lui è forte, sta lui in mezzo. Ma è Emma. Esatto, cambiatevi. Due a testa. No, due a testa. Due a testa, vieni due a testa. Cioè. Pronti? Aspetta. Prontissimi. Pronti? Tre,
due, uno. Cosa? Faccio. A. Concerto. Fine. Concerto. Cantone. Fine. Vai. Cos'era? Il bis. Il bis. No. Era solo. A solo. Ma dai, ma siete scarsissimi. Il concerto a solo. Dai, tirati su. Ma dai, ma sono degli incapaci. Sì, voglio vedere che aia. Aia. Pronti? 3, 2, 1. Sì. Ci fosse. Sì, due parole. Un po' di bene. No, piace. Oh! Dai. Sì nel mondo. Dai, ricomincio. 3, 2, 1, via. Cosa? Fai. All'interno. Di. Una. Passo. Canzone. Con. Voce. Stop! Dai, c'è un altro bel suggerimento apposta! Cos'era? Acuti? Ma che acuti? Beh, con la voce! Cosa scrivi sopra il basso? Gli accordi, scusa! Ma no, ma sì! Beh, ma non sono gli accordi? Una melodia! No, una se lo tenga! Sì, ma anche te! Cosa suoni in una? Ma perché passo. Io bravo! Volevo, perché tu devi entrare nella mia mente. Se io ho un basso scrivo. Prossimo. Raga. Andiamo avanti. No, switchiamo veloce perché devo andare a casa. Switch. Prossimo. Switch. Ok. Dai, ultimo. Finora non state andando molto bene, io ve lo dico. No, ma è difficile. No, l'intesa non è vincente. Piace. Dai, esatto. 3, 2, 1. La metà. Sta dando il tempo, Nota. La metà della minima. Semi minima. Fine. Ho sbagliato, no, colpa mia, rifacciamo. E niente. Cos'era? Era la croma. Era la croma. Ma dai ragazzi, le basi. Grazie mille ragazzi. Grazie. Abbiamo visto che a parlare non siete bravi, magari a suonare sì. Andate. Se non ve l'ho già detto, il 10 agosto suoniamo la Bruciofila di Intra, il 14 agosto a Cilento. Seguiteci sui nostri social. Grande. Da ottobre su YouTube e vi ricordiamo di commentare la puntata con gli hashtag The Boring Show e hashtag Non Al Budget. Quando uscite c'è la box per le per il governo, la scatola con le donazioni. Vi prego, donate perché per i bambini con disabilità audiovisiva. Noi ci vediamo venerdì, credo, è la prossima puntata venerdì. Ci vediamo venerdì con Stefano Rapetti, professore di clarinetto, e Emma Zanella, dottoressa in biotecnologie. Ci vediamo. Ciao ragazzi.